In onda su Rai 1, la terza stagione di Doc, Nelle tue mani, una serie TV fortunata che ha come protagonista Luca Argentero. E in questa terza stagione c'è un po' di scordia, l'abbiamo visto anche noi, Discordia Info l'abbiamo pubblicata sul nostro profilo Facebook. C'è un po' di scordia e c'è in modo particolare un coro che già abbiamo visto in due puntate andate in onda, un coro di scordia, voci bianche, incanto diretto dalla maestra Alessandra Lussi. Alessandra Lussi, intanto complimenti ancora una volta per questa partecipazione. Bravi intanto nel riuscire a tenere segreto una cosa alla quale avete lavorato da diversi mesi, perché l'avete registrato qualche mese fa, nessuno sapeva nulla e quindi una grande sorpresa, compiacevole sorpresa, abbiamo scoperto questa partecipazione di incanto a questa serie. Assolutamente sì, siamo stati veramente bravi nel tenere il segreto. Abbiamo iniziato a lavorare a questo brano, a questi brani, già nel gennaio dello scorso anno, e li abbiamo registrati a giugno del 2023 presso lo studio di incisione di Vincenzo Cavalli. E lì poi, insomma, siamo riusciti a tenere il segreto, perché poi a settembre siamo partiti per Roma per girare le scene del film che avete visto nelle prime puntate. Com'è nata questa partecipazione alla serie TV? Sì, è nato tutto per caso in realtà, perché all'inizio la partecipazione doveva essere semplicemente alle registrazioni, per cui dovevamo registrare semplicemente le musiche. E da lì poi, insomma, è nato tutto e siamo stati chiamati anche per girare le scene, a Roma. E i ragazzi come hanno partecipato? Sono stati bravi, attenti? Perché immagino comunque sia stato un po' faticoso anche per loro, vuol dire che sono bambini. Sì, è stata una prima esperienza anche per loro. In realtà cantiamo da tantissimi anni, però sicuramente per registrare c'è un lavoro diverso da fare, molto più minuzioso, più preciso, per cui devo dire che sono stati veramente bravi nel seguire i miei consigli, ma anche i consigli del maestro Toni Brundo. Insomma, hanno risposto alla grande sicuramente. Diciamo che la parte più difficile è stata la ripresa delle scene. Perché girare davanti a Luca Argentero e Sara Lazzaro sicuramente non è stato facile, è stato molto emozionante, però alla fine è stata un'esperienza ed è un'esperienza unica e indimenticabile. Ad essere coinvolte sono state anche le famiglie, ovviamente, dei ragazzi. Certo, assolutamente. Loro hanno dato e danno costantemente una grande mano d'aiuto nel realizzare non soltanto questa esperienza, ma anche tutte quelle passate. Non dimentichiamo che il coro di Voci Bianche ha partecipato anche al Gran Gala UNICEF qualche anno fa, nel 2019. Abbiamo partecipato anche a un'esperienza con Laura Carusino, che è il volto di Raio Io. Abbiamo partecipato ad un suo spettacolo, abbiamo partecipato come coro lirico nella Tosca di Puccini con la regia di Stinchelli e con Marcello Giordani, quindi abbiamo realizzato tantissime cose in questi anni e il contributo delle famiglie è assolutamente fondamentale. Così come fondamentale è stato anche il contributo, accennato tu, di Toni Brundo e Vincenzo Cavalli, che sono occupati della parte appunto musicale anche della registrazione. Assolutamente, entrambi maestri in quello che fanno. Vincenzo dal punto di vista dell'audio, entrare lì nello studio di incisione, poter registrare, poter avere anche noi come coro la nostra foto con quel meraviglioso sfondo di nuvole che è caratteristico, ecco, per noi già questo era un grandissimo traguardo. E poi sicuramente la collaborazione con Toni Brundo, i suoi consigli sono stati fondamentali per poter incidere questi brani, di cui uno è appunto un brano, una rivisitazione di un brano dei REM, uno dei meno conosciuti in realtà, che si intitola We All Go Back to Where We Belong, e un altro brano invece è un brano tradizionale, Durme Durme, che in parte avete sentito già nelle prime puntate. Diciamo, abbiamo pubblicato anche noi il post della vostra partecipazione, un record di mi piace, like, commenti, ha avuto più di 30.000 visualizzazioni, quindi molto affetto da parte della città nei confronti tuoi e anche nei confronti del coro.
Sì, in realtà non ce l'aspettavamo. È stato impossibile rispondere a tutti perché siamo stati travolti da quest'ondata di emozioni positive, per cui insomma è stato un sogno, veramente. Ringraziamo infatti tutta la cittadinanza, ma non soltanto, in realtà abbiamo ricevuto tantissimi complimenti anche da altri cori, da direttori di altri paesi, addirittura ricevo messaggi da Trieste, da Torino, di insegnanti che vorrebbero insegnare questo brano ai loro coristi, quindi assolutamente siamo felicissimi, orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto. E tu ovviamente sappiamo che da qualche mese ovviamente sei impegnata nella tua professione, ovviamente quella medica, sei medico di famiglia, e hai anche per la questione della pandemia che c'è stata un pochettino il coro ha interrotto alcune attività e quindi adesso, come dire, in questa nuova vita che ti stai riorganizzando come lavoro e anche con il coro Incanto, ecco, quale sarà il futuro di questi ragazzi, se continuerà l'attività di Incanto conciliandola ovviamente col tuo nuovo lavoro e il tuo nuovo impegno? Allora, sicuramente la pandemia ha interrotto le nostre attività, questo l'abbiamo fatto sia insomma perché era giusto così, quindi ancor prima che da medico, da persona di buon senso ho scelto di chiudere tutto e di ricominciare soltanto quando tutto è finito, tant'è che abbiamo ricominciato a fare prove soltanto alla fine del 2022, quando comunque la pandemia era stata dichiarata conclusa e c'era sicurezza nel riprendere le prove. Sicuramente il mio lavoro mi impegna tantissimo, però io voglio trovare il tempo per coltivare tutte le mie passioni e quindi sicuramente ci stiamo riorganizzando per ricominciare assiduamente le prove e quindi continuare l'attività con il coro Incanto, che non è soltanto coro di voci bianche ma è stato anche coro giovanile. Infatti tutti i ragazzi che sono cresciuti nel coro Incanto, che io dirigo da 10 anni, tutti i ragazzi che sono cresciuti poi hanno fatto parte anche del coro giovanile, per cui sono due realtà che esistono, che sono esistite e che esistono tuttora nel territorio ed è una passione che stiamo coltivando e continueremo a coltivare sicuramente. Bene, quindi noi facciamo ancora una volta i complimenti al coro Incanto e Alessandra Lussi e quindi vi aspettiamo alle prossime esibizioni. Assolutamente sì, grazie.